benvenuti nella mia cucina, benvenuta Maria Amelia Monti. Bentornata. Grazie. Perché eri già venuta l'anno scorso, oggi per la festa del papà, quindi dobbiamo impegnarci in un menù proprio dedicato al papà. E faremo delle fettuccine ricce con gli gamberi, poi faremo un crumble di verdure, ma qui tu ancora non entri in scena, perché tu entri in scena per il dessert. E infatti ci fai questa marmellata di zucca. Marmellata di zucca. Con dei biscottini. I biscottini li fai tu perché io non sono capace. E la marmellata di zucca che io ho fatto i primi anni che ho conosciuto mio marito per conquistare. L'hai conquistato con la marmellata di zucca? No, l'ho conquistato. Una vera vamp. L'ho conquistato con... L'ho conquistato col sorbetto alla vodka. Già funziona di più. E poi abbiamo anche il salvacena, che è una zuppa di fagioli con i gamberi e il tonno tonnato. Vabbè, questi papà vanno fatti ingrassare. Esatto, un po', per bene. Ma se mi ricordo bene, anche l'anno scorso avevi portato l'anno scorso ho fatto la marmellata di arancia. Cioè, come con puoi ben matta. Intuire. Quindi tu sei un'appassionata di marmellate. No, è che non cucinando male, la marmellata comporta un giorno di concentrazione in cucina e per cui io mi diverto un giorno all'anno. Poi basta. Ho capito come. Allora, voi fate la marmellata, così poi siete esentate per gli altri 360 giorni. E poi giorni. Uno fa tanti vasetti, fa anche una bella figura, certo. Dicendo ti do un vasetto che ho fatto io di marmellata. E quindi passi, vedi, è una strategia. E per cui passi per una donna di cucina, ma vedi? Non lo sono. Senti, da cosa si parte per fare questa... Allora, da cosa si parte? Si dalla parte zucca. Dalla zucca e si tolgono i semi. Io li ho già tolti prima. Ah, sono già stati tolti. Però i semi io li tengo perché li faccio seccare e poi uno li può o salare e si mangia, e li mangi, oppure li pianti. Quindi ci hai dato anche una dritta per l'orto. Allora, pochissima pubblicità. Sì, per l'orto, e poi ti cresce la zucca, se ti va bene. Se, a me non bene, è mai successo, mi è uscita una zucca. Pochissima pubblicità e torniamo con Maria Amelia Monti. Auguri a tutti i papà. Maria Amelia Monti, che si esibirà nella marmellata di zucca. Allora, è molto semplice perché è 1-1-1, cioè un chilo di zucca, un litro di acqua e dovrebbe essere un chilo di zucchero. Io ne metto un po' meno, ne metto 800, faccio 400 magari bianco e 400 nero. E poi e la cosa fondamentale è la vaniglia. La vaniglia dà un aroma. Sai, la marmellata di zucca è buonissima, sa un po' di marmellata di castagna. Sì, è di vero, ha un retrogusto. E uno dice così. Perché non fai quella di marroni? No, vabbè, non lo so, a parte che è più leggera, no, non è vero. È molto più leggera la zucca. Tagliamo, bisogna tagliarla? Allora, ti aiuto? Ne tagliamo a metà tagliamola. Per una? Perché vorrebbe... ecco, è durissima la zucca. Da tagliare. Da tagliare, però vedo, ma questo coltello, è rosso. È rosso, sì, è rosso, nasce, io ce l'ho allora, rosa. Io la taglio... Vedi che uno si fa male. No, non facciamoci male, ecco. Aspetta. Ce n'è... Allora, io sai che la vendono anche già a pezzi, io la compro sempre già a pezzi, che pigra. Lo so, se no non la cucinerei mai. Sì, però non è importanza, basta tagliare. Si può... Che già dalla cucina ci hanno tolto si può anche sbattere per te. Sì, e calpestare. No, che già dalla cucina ci hanno tolto la buccia, perché togliere la buccia è un'altra cosa bella faticosa. Ah, ecco, quella è togliere la buccia. È la roba più faticosa di tutte. Perché ci sono diversi tipi di zucca. Questa è la zucca mantovana, che è la più buona, secondo me. Adesso gli altri produttori di zucca si offenderanno. Però è anche la più dura, perché poi ci sono quelle che sono un po' più acquose. Però... No, poi è importante dal tipo, il non tipo so, di poi zucca. Poi a Roma che zucca ci avete. Ma noi a Roma abbiamo delle zucche. Io ti dico, tento sempre di farmele crescere nel mio terrazzo, ma forse non è il clima da zucca. No, cresce una foglia grossa tutta un po'. Vengono delle cose tutte mosce, ma non mi vengono mai le zucche. Povera, che frustrazione. Aiuto. Ma guarda, io ho anche pezzi così grossi. Sì, dai, mettiamo nella pentola. È già un chilo, no? La zucca è già un chilo. Garantisco io. Allora,
Senti, senza che tu ti faccia male, no, volevo sapere che cos'è questa spilla. Ah, questo è importantissimo. Che ti porti, ecco. Allora, adesso lo spiego. Cioè, da fino al 31 marzo... Tanto io ti attacco, ti taglio c'è questa, il CHAI, che è il Centro Italiano Aiuti all'Infanzia, che è un'associazione serissima. Io ho anche adottato un bambino col CHAI. Sì, lo so, esatto. Quanti anni ha adesso? Adesso ne ha 5. Quindi ce l'hai già da 2 anni? Che bella cosa, è una bella cosa. No. È stato un gesto di fiducia e poi sono trafile lunghe, vabbè, comunque. Sì, è vero. E il CHAI appunto ha organizzato fino al 31 marzo una campagna per raccogliere dei fondi per i bambini della Costa d'Avorio. Che non hanno da mangiare. Poi vi spiego bene. Però intanto adesso sono preoccupata di ricordarmi il numero che è 455503. Potete mandare un sms e praticamente donate 2 euro. E questi soldi vanno ai bambini della Costa d'Avorio che sono malnutriti. Vado avanti o... Vabbè, insomma, cominciamo a mandare questo sms. Cominciamo a mandare l'sms. Intanto noi mettiamo su dopo anche che l'avete mandato, riceverete un altro sms con scritto tipo ok, missione compiuta, per cui siete sicuri. Siete sicuri che è giusto. Okay. Allora, adesso passiamo alla marmellata di zucca. Così, di palo ritorno, in tasca. Ritorno. Allora, intanto si accende. No, per ora no, te lo accendo. Lo accendi. Non metto un fuoco troppo alto, vero? Fuoco... Perché la marmellata di solito... No, ma però all'inizio e bisogna aggiungere 1 litro d'acqua. Ok, allora fuoco alto, va bene. Fuoco alto. Niente. Questo è 1 litro d'acqua, sì, sei sicura? Ok. Giuro. 1 litro d'acqua, okay. E poi la cosa importante è... La vaniglia. Tu la metti così, non metti i semini, la metti tutta intera? Che semini? No, perché sai che se tu la apri... Sai, facciamo così, tagliamola in due, perché ci vorrebbero 2 bacchette di vaniglia. E ce n'è una sola, se noi la tagliamo in due. Si illudono di essere 2 e danno più sapore. Mi sembra una strategia. Ok. Va bene. E adesso bisogna aspettare che questa... allora facciamo i biscotti nel frattempo. Perché... No, aspetta, devo dare una mescolata. Va bene, scusa. Vieni. No, perché io ho pensato, questo povero papà, gli diamo la marmellata, ma come la mangia la marmellata? Cucchiaiate? No, ho fatto... Beh, mio marito la mangia cucchiaiate. No, infatti è buona cucchiaiate, devo dire. Però noi volevamo farci insieme anche i biscotti. Biscotti. Ok, biscotti, dai. Butti tutto... Sì. Beh, vai, però bella forza, cos'è il robottino? Vabbè, questo è il mixer che c'hanno tutti in cucina. No, io non ce l'ho il mixer. Compralo, no? Se no come fai? No, la pasta frolla si può fare benissimo anche io a mano. Io la compro già fatta. Anche, si può anche far così che è ancora meglio. Però per la festa del papà ho messo 250 grammi di farina. Adesso metto 25 grammi di fecola. Poi, sa, tagliami a pezzetti il burro, va? Che ti faccio tagliare a pezzetti tutto oggi. Lo taglio con lo stesso coltello? Sì, vabbè, dai. Come vuoi? Ne vuoi un altro? Dai, se vuoi te ne do un altro pulito, un va? Allora, qui c'ho 25 grammi di fecola, messa tutta. Poi ci metto lo zucchero a velo, che sono 75 grammi, se no metteteci quello granulare, non cambia, quello normale, non cambia metto niente. Dentro? Tutto, sì. E questi secondo te sono pezzetti? Ma insomma! Tanto, scusami! Se no non mi viene poi. Tanto poi dopo così si frulla. Vabbè, ma anche... se non lo tagli piccolo non viene poi la cosa farinosa, vabbè. Tu pensi? Speriamo. Dai, così. E adesso gli diamo una prima frullata. Ok, e le uova? Un pizzico, quello dopo. Ci metto anche un pizzico di sale, che sta sempre sale? Bene. Sì. La vaniglia anche, cos'è questa? No, questo è lievito, un pizzichino di lievito, poco però. Li faccio crescere un po'. Guarda, è facilissima la frolla. Poi fai così, gli dai una prima frullata. Via, qui tiriamo via tutto. Ecco, vedi, quando viene tutto... Scusa, ma... granuloso così. Adesso ci metti l'uovo e io ci metto anche un po' di panna. 3 o 4 cucchiai. E lei è pronta. Cioè, per il colesterolo, per questi papà. Sì, no, li uccidiamo, poveri. Allora, andiamo. Metto anche la panna. Adesso fa una palla. Guarda, guarda che si forma la palla. Dai, formati palla. Eccola qui. Si sta formando... la palla.
eccola qui, insomma, un po' adesso non dico niente che poi la cucina è piena di sottintesi e doppi sensi. Eccola qui. Guarda, certe volte dico delle cose, poi mi risento, dico non posso aver detto una cosa così. Però allora, eccola qui. Delle belle palle, mo. Cioè, sto... ecco, è quello che volevo evitare. Però tu non te ne rendi conto perché stai pensando alla pasta frolla. E adesso lo stendi e sei a posto, vedi? Allora, si stende con il mattarello, sì, giusto? Tra due fogli di carta forno. Guarda un po' come sta la tua marmellata, se bolle. Sì. Vedi che non gli devi fiducia. Guarda, allora, aspetta, do tanto una... Tanto io qui lavoro mescolata. Un po'. La cosa importante è per la mia marmellata non frullarla, perché è bello avere la pezzettini? Un po' di pezzettini. È vero. Vado, eh? Vai. Quindi mezzo. Quant'è? L'avete già pesato? Sì, voi? Sì. 800 e 800. No, scusa, 400 e 400, vero hai detto? Sì. Mi metto in crisi. E poi è tutto lì. Basta. Adesso l'unica è un po' come il risotto, controllare che non attacchi. E quanto cuoce? Ma dipende dalla zucca. Questa dipende. Qua che è bella dura, mantovana. Non lo so, se stasera posso... Ripassa qui verso le 10 di sera, vediamo che no, punto è. In realtà quando si spappola la zucca e fa... cominciano tipo vulcano. Sì. Fa queste specie di bolle... Ma questione di un'oretta o sono quelle cose lunghissime? Sì, un'ora e 40. Un'ora e al 43. Massimo. Un'ora e 43. E 20 Senti, secondi. No, tu, per tornare seri, intanto io sto spendendo. Tu mi dicevi che questa campagna allora, è molto mirata. Sì, è molto mirata. Ricapitoliamo senz'altro. Tanto io sto stendendo la pasta frolla. Se avete piacere di partecipare a questa campagna del CHAI che dura fino al 31 marzo, potete mandare un SMS a questo numero 45503 e donate 2 euro ai bambini della Costa d'Avorio che sono messi male con la nutrizione, molto... Non hanno da mangiare questi bambini, mangiare. Cioè non hanno proprio da mangiare. Per cui detto a noi che siamo qui, che facciamo la pasta frolla per i papà, fa stride veramente questa cosa qua. Ti fa veramente venire voglia di alzare il telefono e mandare questo messaggio, vero? È vero, accidenti. Brava. E a questi bambini arriveranno anche tutti il calcio, i sali minerali, tutte le sostanze che loro non possono acquisire, assumere attraverso il cibo. Anche perché le mamme non hanno una cultura alimentare... Ah, è vero, questa è una cosa che, mi ha colpito, è che... queste donne della Costa d'Avorio, no? E questa diseducazione che hanno l'alimentazione, che è dovuta alle credenze. Alle credenze, ad esempio... Quella dell'uovo, loro ad esempio, non danno l'uovo al bambino. E ce li hanno, cioè questi bambini magari muoiono di fame e non gli danno l'uovo da mangiare. Perché c'è una credenza che dice che se un bambino mangia un uovo diventa un ladro. Ma vi rendete conto? Allora gli insegnano anche queste cose qua. In Italia ne mangiano tantissimo. Sì, qui proprio, da quando nascono proprio. Sì, le nostre mamme ce ne hanno dati tanti, devo. Vabbè. Meglio, infatti. E questo no, adesso stiamo ridendo, però è una cosa molto importante che le mamme imparino l'educazione alimentare. Dai, almeno 2 o 3 falli tu. Va bene. Fatto tutto io. E poi l'altra cosa importante è che... io abbasso qui. I bambini che... Il piano, l'obiettivo del CHAI è comunque di coinvolgere 150 bambini e 60 mamme. A queste 60 donne verrà dato tutto un kit per impostare un orto. Che bello, chissà se fa crescere la zucca.
Ecco, vai, potrei andare con i miei semi di zucca. Vai tu, dai, che li devo mettere in forno. E vabbè, mi fai parlare. Non ce la faccio, tanto non ci stanno più. Va bene, allora, dai, questi orti produrranno verdura che servirà per le famiglie. E la verdura avanzata si potrà vendere al mercato. Infatti, vero. Dai, un altro bel applauso per il chai. Mi raccomando, 45503. 45503. Io metto in forno. Sì. Così. Cosa sarà? Controllo la marmellata. Dai, 10 minuti secondo me cuociono a 180 gradi. Senti, no, scusa, senti già che profumino. Sì, è vero. Poi io adoro la zucca. È una cosa che mi piace da matti. E la vaniglia si sente da morire. La vaniglia è fondamentale. Allora, la... Maria Amelia, abbiamo gli step pronti, perché naturalmente noi tutte queste ore, quest'ora è 40, non ce l'abbiamo. Questa è la marmellata pronta. Guarda che bella, certo, attenzione. Allora, adesso vi dico... È buona? Sì, è buona. Dai, meno male! E questi sono i biscotti pronti. Questi strani, sai che io l'assaggerei, ma sono reduce da un mal di stomaco mostruoso e sono a un proprio dieta in bianco. Queste sono le scuse. No, è vero. No, voi lo sapete che io mangio sempre tutto. Assaggia anche un biscotto. Eh certo. Oggi io sono proprio a stecchetto. Mettiamo tutto insieme. Allora. Adesso sai cosa facciamo? Un gusto e io maturo. Non li posso assaggiare. Gusto maturo? Tu non l'ho mai sentito. Allora, io riempirei questo con la marmellata. Tu metti lo zucchero a velo, dai. Che è questo, sì. Così gli diamo un gusto ancora più maturo. Bellissimo. Sai che dopo cena un biscottino con un po' di marmellata a me piace. Sì, anche a me. Che io la marmellata ce l'ho sempre nel frigo, perché è una roba che mi piace un sacco. Poi fatto è bella... Poi invece di portare il vino, quando uno va a mangiare da qualcuno... Buona. Invece è fatta da te, è ancora più buona. Poi dici, questa l'ho fatta io, qui l'ho sporcato tutto, va bene. Sono buoni anche i biscotti. Meno male. Oh, ecco qua, vieni Maria Amelia! Io ti regalo, cioè, le mani sporche, il mio libro... con tutte le ricettine, però non ci sono marmellate, vedi, ahimè. Questo te lo scrivo io. Ecco, quello me lo scrivi tu. Grazie per essere venuti. Ricordatevi dei bambini della Costa d'Avorio, mi raccomando. 4550, l'SMS, oppure telefonate dal fisso e vi risponde l'operatore. Abbiamo tolto i semi dalla zucca, l'abbiamo tagliata a pezzi, l'abbiamo messa a cuocere in pentola, abbiamo aggiunto l'acqua e la vaniglia. Quando è arrivata a bollore, abbiamo aggiunto lo zucchero bianco e quello di canna, abbiamo fatto cuocere circa un'ora e mezza. Per i biscotti abbiamo messo nel mixer la farina, la fecola, lo zucchero a velo, il burro, un pizzico di sale e il lievito. Abbiamo frullato, poi abbiamo aggiunto l'uovo e la panna, abbiamo frullato ancora, abbiamo steso la pasta, abbiamo ritagliato i biscotti, li abbiamo cotti 10 minuti a 180 gradi. Teniamo un po' a dieta questi papà. Facciamo una gran bella teglia tutta di verdure e le rendiamo ancora più ricche con un crumble fatto con il pane e con il basilico e l'origano, quindi verdure però molto saporite e molto golose. Come prima cosa, visto che non tutte le verdure hanno la stessa cottura, sbollento leggermente le patate, così sono sicura che non risulteranno crude. Anche se, secondo me, forse non è neanche così indispensabile, ma almeno siamo sicuri. Mettiamone due. Allora, bolle per bene, le mettiamo dentro. Poi taglio le melanzane, perché magari stavo pensando di dare una sbollentata... Ma no, magari no, però le tengo molto sottili le melanzane, perché sono quelle che devono assolutamente essere ben cotte, perché sennò la melanzana mezza cruda fa veramente schifo. Che fatica! Via, basta. Ok. Tanto che ci sono, incomincio a fare
le file. Allora, facciamo una fila di melanzane. Sembra giochi senza frontiere. Poi una fila di pomodori. Usiamo questo coi dentini. Se trovate i pomodori verdi, secondo me sono più buoni da mangiare al forno perché sono meno acquosi. Però poi gli facciamo anche una bella pasta asciutta a questi papà dopo. No, perché uno dice vabbè, biscottini, la marmellata, le verdure, però no, gli facciamo anche una bella pasta asciutta. Allora, zucchine, mamma mia, ste zucchina gigantesca, però vabbè. Non ha l'aria molto primaverile, quelle piccole chiare, però guarda, non ha semini dentro, quindi è bella fresca e buona, perché in primavera viene proprio voglia di mangiare verdure, cose sane, no? Bisogna un po' modificare l'alimentazione. Allora, via, mettiamo le zucchine. Dai, è il momento di far entrare in scena le patate, che adesso scotteranno orribilmente. Via. O questo. No, perché se le prendo con le mani mi faccio un male pazzesco. Per cui furbissima, non sembro neanche io. Facciamo così. Va bene, cosa facciamo ancora? Zucchini, sì, che mi piacciono di più delle melanzane. Quando ti fanno le verdure alla griglia, chissà perché ti riempiono sempre di melanzane, vero? Che sono la roba che uno... Allora uno chiede, vorrei delle verdure alla griglia ma senza melanzane, perché sennò... Classico. Peperoni. Qui ne vengono 7 teglie, volevo dirvi. Allora, i peperoni... Sì, ne posso fare per tutti i papà della zona. Va bene. Poi naturalmente tolgo i semini. Ecco, vanno un po' sopra le zucchine, ma va bene lo stesso. Anche se ne metto 2 strati, qui sono talmente... Eccole. Allora, sale. Va che belline. L'ho proprio chiamato, questo applauso. Così. Olio. Però non è finita qui, Poi c'è un tocco un po' più originale, perché questo è un po'... Io le faccio cuocere così circa un 10 minuti. Pepe. Vabbè, fate finta che ho messo... Pepe, che ci sta bene. Allora, facciamo cuocere un 10 minuti. Se vedete che cominciano a bruciacchiare ma non vi sembrano cotte, mettete la stagnola, fate un 10 minuti 15 e poi un pochino con la stagnola, magari negli ultimi 5 minuti, no? Cioè, vediamo un po'. Quando hanno cotto 10-15 minuti, le prendete. Eccole qua, questa è lo step con, che poi ha cotto un po' anche con la stagnola. Ecco, vedete che sono praticamente cotte, sono già quasi pronte. Ci inventiamo sopra un crumble fatto con il pane e un po' di aromi. Allora, così, 2-3 fette di pane. Così. Un bel po' di basilico, origano, cominciamo a dare una tritata, vediamo se è abbastanza o devo aggiungere dell'altro pane. Perfetto, buono, profumatissimo. Ecco qua. Allora, ricopriamo proprio con il crumble. Ecco qua. Sicuramente dà soddisfazione portare in tavola delle verdure così,
Sì, sì, ci vogliono tutte due le fette di pane. Oh, via, olio. Qui ce ne vuole di olio perché deve diventare croccante il pane e se non c'è l'olio non ce la fa a fare proprio la crosticina. Io non so quanto olio hanno messo dalla quanto sale hanno messo dalla cucina, ancora un pochino lo metto che ci sta bene. E adesso proprio a bomba con il grill. Ok, allora 3 minuti proprio col forno a bomba, giusto il tempo per andare a vedere la mia tavola della festa del papà. Una tavola all'insegna delle cravatte che mio marito non mette mai, però va bene lo stesso. Ho preso 2 vasi di forma diversa e con un cartoncino bianco e una stoffa colorata ho inventato il colletto e la cravatta e ho messo anche una cravatta naturalmente cucita ad hoc, molto grande e colorata, nel mezzo della tavola. Dentro ai vasi un sacco di dolcetti proprio per fare piacere al nostro papà. Allora andiamo a vedere le nostre verdure perché sento un profumo, non vorrei mai che mi fossero urca al pelo, al pelo, però belle, no, bellissime, adesso mi brucio, belle, io le porto direttamente qua perché queste devono essere servite direttamente dalla teglia, guardate che belle, evviva, facciamo girare senza bruciarmi troppo. Ho affettato le patate e le ho sbollentate, ho tagliato anche le melanzane, i pomodori e le zucchine, ho disposto tutte le verdure su una teglia, ho scolato le patate e ho aggiunto anche quelle, ho salato, ho condito con l'olio, ho fatto cuocere 10 minuti in forno. Per il crumble ho tritato il pane con il basilico e l'origano, l'ho distribuito sulle verdure, ho aggiunto altro olio e ho passato 3 minuti al grill. Benvenuto Bruno! Ciao, bene! Che cosa offriamo al papà questa sera? Oggi Good Father. Good Father, sì. Ma dai, c'è un cocktail che si chiama Good Father. Sì, è un cocktail internazionale, ne hanno fatti 2, Good Father e Good Mother. E oggi, perfetto. Essendo la festa okay. del papà, non possiamo fare che... Bene, mi sembra perfetto. Partiamo subito tagliando il nostro arancio, bene? Mm-hmm. Che gli è successo a st'arancia? Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto il nostro classico. Finale, classico, ormai immancabile. No, guai. E adesso invece... d'arancia. Lo tagliamo a metà. Ok. E ci andiamo a preparare le nostre fettine che mm-hmm. serviranno a guarnire il nostro drink. Ok. A spicchi proprio? A spicchi. Ok. Quante ne faccio? Ne facciamo 2. Va bene. Una e 2. Partiamo subito mettendo il ghiaccio nel bicchiere. Mm-hmm. Questa è una ricetta molto molto facile da replicare a casa. Bene. Perché è composta da solo 2 ingredienti, da del whisky mm-hmm. e da un liquore all'amaretto. Ok. Quindi partiamo subito con il nostro whisky. Il nostro, tazzina. La nostra tazzina, whisky. Vai. Intera questa, è bene. Metà l'ho tirato fuori. Sì, guarda tanto che per il versa papà. Bene oggi. Eh? Tanto per il papà. Vai. Allora. All'interno. Ammazza, già l'abbiamo riempito. Sì. Cioè, e la poi... voglio stroncare sto papà stasera. Ma diciamo, questa è un'idea anche molto carina. Perché? Perché se uno non sa cosa regalare, ok, regala una bottiglia di whisky, gli prepara il drink e poi la bottiglia se la finisce di bere. Questa è molto carina. Serata. Bravo. Metà di amaretto. Ok, quindi. Ma tu ce l'hai diverso. Ah, sì. Ok, metà di amaretto, così. Ok, fantastico. Ok. Basta che lo uniamo gli ingredienti girandolo. Ok, bene. Io manco riesco a mescolare con tutto sto ghiaccio. Guarda, l'ho fatto cadere tutto. Disastro. Fantastico, uguale, bene. Aggiungiamo le nostre fettine d'arancia. Ah, tutte? No, 2. Così. E il nostro ricciolino, bene. Il nostro super Sfiliamo ricciolino. La cannuccia. Così. Lo allarghiamo un pochettino. Che bello, bellissimo, da vedere. Anche molto anche. Lungo oggi. Più le arance sono dure e più uno riesce con il coltello certo, a fare la questo buccia. Lavoro qua. Mi corregge, lasciamo. Mi sgrida. No, 2 cannucce, bene, se vuoi per risparmiare ne mettiamo io una. Io ne ho messo talmente... Guarda, ne ho messo troppo, mi dice, oggi ho fatto un disastro, povero papà. Fantastico. Va bene. Auguri al papà, e dai, certo, anche al mio. Certo. Bello strong, eh?
bello forte. Senti, io lo devo lasciare qua perché l'ho riempito troppo e faccio dei danni, però è molto buono, è una bellissima idea per la festa del papà. Bravo. Grazie, Bruno. Bene. Io vado a vedere il salvacena. Oh, allora, due piatti oggi, primo e secondo. Facciamo una zuppetta di fagioli con dei gamberi alla paprika e il tonno tonnato. Allora, preparatevi per la zuppetta i fagioli cannellini, quelli già in scatola, la paprika, il dado granulare di pesce se ce l'avete, se no vegetale, e le code di gamberi. Poi, se vi avete anche un bel trancio di tonno, facciamo una classica salsa tonnata e lo uniremo al tonno in una maniera molto speciale. In 8-9 minuti, non me lo ricordo, non lo voglio neanche sapere. Aiuto! Adesso invece salutiamo il nostro Davide Bassetti. Gamberi anche tu? Gamberi, oggi tutti gamberi. Ah, sono i miei preferiti, esatto. Assolutamente. Oggi facciamo delle fettuccine ricce all'uovo con dei gamberi, dei broccoli e del sesamo tostato. Che bella roba! Aspetta che io tolgo un attimo i miei biscotti, quelli che abbiamo... Tanto. Fatto con la Maria Amelia Monti. Vai, vai, tu parla, hanno un profumino. Ok. Allora, che si fa? Allora, cominciamo con salare l'acqua. Ok. Intanto. Saliamo l'acqua, poi... qui ce ne vuole un bel po', perché c'è una pinta d'acqua così. Ok, perfetto. Senti, dovremmo essere a posto. Facciamo subito una pausa pubblicitaria perché così poi entriamo nel vivo anche del gambero, spieghiamo un po' questo prodottino. Va bene, a tra pochissimo con Davide. Ciao. Bentornati in cucina insieme a Davide Valsecchi. Per queste fettuccine ricce con broccoli e gamberi e sesamo. E sesamo. Allora, io ti chiedo subito di tostare un po' il sesamo. Sì, accendiamo il fuoco senza olio, senza nulla, facciamo tostare un pochino questo che poi useremo come fosse del parmigiano. Esatto. Allora, i gamberi. Questi gamberi li usate, vedo che li usate veramente tanto, vengono usati da tutte le parti. Surgelati. Esatto. E surgelati. Questo è il famosissimo gambero argentino. Sì, esatto. Esatto. Allora, una cosa prioritaria, cercare sempre il bollino, congelatura a bordo. Anch'io lo faccio. È importantissima perché sono due linee completamente diverse. Sì, certo. Vuol dire che sono freschissime. Vuol dire che vengono congelate al momento della pesca, quindi vuol dire che voi una volta che lo fate decongelare, meglio in frigo, avrete meno problemi anche di odore di quell'ammoniaca che producono. Bravo, e soprattutto dureranno anche più a lungo. Io ve ne ho portati due tipi, interi e code. Gli interi per dargli la guarnizione, però attenzione, la testa fa peso, costa. Se non vi dovesse servire, potete prendere la coda del gambero, che risparmiate, e soprattutto chiedete della coda OCR o CM. OCR oppure CM. CM. Okay. Perché quando si va a comprare, questi hanno delle pezzature come fossero delle maglie. Ah, ok. Se noi andiamo a comprare le taglie piene, hanno un prezzo più caro perché sono selezionate. Le taglie intermedie sono quelle che non sono collocate né in una parte né dall'altra. Ma pensa. Quindi stesso gambero, però... Che costa così, costa che costa anche meno. Perfetto. Mm-hmm. Adesso, qua io te ne pulisco 5. Io tanto posso buttare i broccoli? Guarda, grazie. Lo taglio. Facciamo a pezzetti. Teniamo un pochino altini e poi magari li dividiamo ancora a metà. Adesso prima incomincio infatti a fare... Adesso così faccio bruciare il sesamo. Allora, pulire il gambero semplicissimo. Schiacciamo qua dietro, viene via alla perfezione. Questa è un'operazione che fa mia figlia Eleonora, bravissima. Mi pulisce quintali di gamberi, che brava bambina. Ok. Santa. Io direi che questi vanno bene. Uh-huh. Questi che andremo a mettere come guarnizione, cercheremo di togliere solo la parte centrale. Lascio, non sono troppo grossi, te io li farei ancora a metà. Sì, se no non cuociono. Anche tempo, ancora un po', perché tanto questi qua, se si sfaldano un pochettino... Guarda, porca miseria, via. No, va ancora bene. Per un pelo. Se si sfaldano un pochettino, sì, tanto poi meglio, vanno a dare un po' di cremosità. Accidenti. Andiamo a togliere se ci fosse il loro intestino, io che è quello che potrebbe dare un po' il fastidio. Io tanto butto, il broccolo, adesso puzzeremo un po' tutti, però il broccolo curvo, così. In modo da non tagliarsi nemmeno le mani. Lo tagliamo sopra e facciamo un taglietto fino a metà. Si apre perfettamente. Sfilate questa qui. Non tutti sono, dipende in base alla mangianza, dipende in base al momento, non tutti sono pieni dell'intestino, però sarebbe sempre meglio toglierlo. Sì. Io ti metto un attimo il coperchio così lo porto velocemente Perfetto. A bollore. Idem facciamo con questo qua che abbiamo lasciato intero. Quindi facciamo sempre un'apertura piccola,
controlliamo dentro il pezzetto di intestino. Fai tu, io faccio finta di nulla. L'altra volta ho dato fuoco a tutto, quindi cioè, può andare bene. Perché so che la devi riutilizzare questa padella. Sì, la riutilizziamo perché adesso andiamo a mettere un po' di olio per far rosolare i gamberi. Oh, dimmi di chi è la ricetta che dobbiamo salutare. Allora, la ricetta, salutare... sì, questa è importante, perché io questa l'ho rubata, nel senso che c'è, è una ricetta che io ho mangiato a casa dell'Alessia, che è la moglie del mio socio, che è una bravissima cuoca. E ha fatto questo abbinamento che secondo me è veramente eccezionale. Quindi brava Alessia. Brava Alessia, veramente. Va bene. Senti, è il momento di buttare la pasta, che dici? Ok, possiamo buttare la pasta. Vediamo se ha ripreso il bollore. Sì. Abbiamo messo un minutino prima i broccoletti perché questa ha una cottura di 5 minuti. 250 grammi di fettuccine ricce all'uovo. Benissimo, l'olio. Allora, io butto. Ma sicuro che le mettiamo tutte? Ma sì, dai. Al limite, teniamone fuori una non un nido che di meno, ok. Troppo. Intanto andiamo a mettere dell'olio. Fettuccine fatte con uova fresche, mi raccomando, sceglietele sempre così. Ale, allora, intanto da una mescolata che queste si devono aprire. Io intanto accendo il fuoco. Ma come lavoriamo bene insieme, guarda, noi due, Davide, hai visto che squadra che siamo diventati? Allora, questi hanno 5 minuti. Ok. Le teniamo, guarda, io direi quasi a 4,50 perché... mi raccomando, No, tanto poi le facciamo saltare sì, anche lì. Perfetto, adesso andiamo a mettere. Mamma, che ricchezza, tutti sti gamberi. Sì, tanto l'ho pagato io. Che meraviglia, io, sì, dai, così. Dai. Ok, allora, io ho preso un bicchierino di brandy. Si può mettere tranquillamente anche del vino bianco, Però il brandy ci sta bene. Però il brandy ci sta bene. Già devo toglierlo? No, controllavo solo un forchettone, poi da girarle un po' Vai. Bene. Sì, tanto adesso bolle, non c'è più bisogno di rimetterlo coperto. A me qua piacerebbe mettere un po' di pepe, quindi secondo me ci te potrebbe stare. Te lo concediamo, te lo so che a te piace, quindi... Sì, io metto pepe perfetto, ovunque. Benissimo. Goccino di brandy. Vai. Niente flambé. Flambé? No. La vuoi flambé? Dai, fa molto figo. È molto televisivo. Ok. Allora, il gambero deve pronto, cuocere pochissimo. Sì, un attimo proprio. Giriamo ancora un attimo questo. Che bel sughetto. Spegniamo. Sì, e se no evapora, ci frega. Allora, i due gamberoni li spostiamo perché poi li usiamo da mettere. Allora ti li metto in un'altra cetolina. Uno, non c'è problema che se ma si rompe, sì, tanto poi tanto lo andiamo poi lo ricomponiamo, a poi se deve mangiare. Ora giriamo la pasta. Allora, io direi che qua siamo più che a posto. Ok. Mi servirebbe mestolo e mestolo. Un contenitorino, una buletta che andiamo una che? Bulletta. Andiamo a mettere una bulla. Una bulletta. Va bene. Allora, andiamo a mettere un po' di acqua di cottura. Perfetto. Via. Grazie e tu scoli. Tanto. Spegniamo. Vuoi che ti riaccenda sui gamberi? Grazie tantissimo. Allora, scoliamo tutto insieme. Paura. Questi già subito riprendono calore. Perfetto. Pasta dentro. Fantastico. Questa te la prendo subito così non ci dà fastidio. Così non ti sgrido. Poi andiamo a mettere subito l'acqua. Vai, vai. Ma mettiamola pure. Sì, che finisce proprio la cottura. Finisce eh? La cottura qua dentro. Okay. Io odio le paste col pesce che sono asciutte, che tristezza. Ti fanno proprio, ti mettono una tristezza. No, vedete, invece così. Adesso qua viene importante il movimento della padella, cioè, dato che non possiamo spaccare tutto con le mani, il muovere la padella mentre si consuma fa sì che il broccoletto lasci parecchio del suo contenuto e vada anche ad inverdire la pasta. Una bella faccia. Una bella faccia, molto bella. Brava Alessia, brava Alessia. Perfetto. Sai, impiattiamo? Allora, che piatto hai scelto? Guarda, questo qua. Oh, elegantissimo. Molto bello, maschile. Bello grosso, mi piace il colore. Allora, andiamo a mettere la nostra pasta. Questa è una porzione non da papà, da orco. No, esatto, qua siamo in... in un po'. Allora, sì. Io non ve la metto tutta, però qualche gambero no, lo assolutamente. Gamberi. Quindi uno. Che mettiamo bella. Anche qualche broccoletto. Bravo, due. Tre.
Oggi sei partito gasato, che volevi fare un capolavoro, perché a me piacciono i primi. Sono particolarmente attratto. E questa è la prova che i primi non fanno ingrassare, che tu sei magro come un'acciuga, vedi? È pesce. È tutto pesce, il pesce che mangiate pesce. Ok. Ma così che abbiamo... bella! Ah, il sesamo, aspetta, poi, oh, il alla sesamo. Fine viene fatto questo. Allora, ti dà lo scrocchietto. Ma il gusto del sesamo è veramente quello che cambia il piatto. Io ho provato a mangiarlo senza, buonissimo, però questo veramente cambia il piatto. Sì, il gusto e la consistenza. Non deve essere mischiato dentro, ma deve essere messo sopra. Che bello! Vieni, Davide! Complimenti! Abbiamo tostato il sesamo, pulito i gamberi, tagliato i broccoli a cimette. Li abbiamo messi a cuocere in acqua bollente salata e dopo un minuto abbiamo buttato anche la pasta. Abbiamo rosolato i gamberi nell'olio, poi abbiamo sfumato con il brandy, abbiamo tenuto da parte un po' di acqua di cottura, abbiamo scolato la pasta, l'abbiamo saltata con i gamberi, aggiungendo l'acqua di cottura, abbiamo mantecato per bene, abbiamo impiattato e completato con il sesamo. Ecco, siamo arrivati a salvacena! Oggi... per i papà prepariamo un primo e un secondo molto raffinato, non mangeranno tanto, ma mangeranno due piattini deliziosi. Zuppetta di fagioli cannellini con gamberi alla paprika e tonno tonnato, che è un trancio di tonno condito con la salsa tonnata. Molto molto buono, in 8 minuti! Subito! 8 minuti al TG! Certo, ci voleva un papà! Ci voleva un papà. Allora, metto subito sale grosso e olio extravergine e butto il mio tonno che deve cuocere, diciamo, 2 minuti per lato, essendo spesso così. Mi date voi il tempo, vero? Guardate che bel trancio meraviglioso. Eccolo qui. Intanto io faccio la zuppetta con un bel soffritto, tanto ce ne vuole, surgelato di carote, cipolle, sedano, bla bla bla. Anche senza bla bla bla. Un po' d'olio e facciamo soffriggere. Vado come un treno, perché questi sono due piatti che mi piacciono molto e quindi non posso pensare di non riuscire a farli, eh. Qui facciamo soffriggere e ci aggiungo anche uno spicchietto d'aglio, che male non sta, e procedo su 3 fronti, perché qui accendo già per far cuocere i gamberi. 7 minuti e comincia il TG. Allora, qui invece del burro, invece dell'olio metto il burro per i gamberi. Un bel tocchetto di burro chiarificato, in questo caso così non mi brucia. Se avete il burro normale, metteteci anche un goccino d'olio. Ok, allora, adesso che il soffritto è partito per bene, mettiamo i fagioli cannellini. Io qui ne ho ben 2, come si chiamano? Lattine, ok? Le faccio rosolare ancora un pochino in questa maniera, in modo che si insaporiscano bene. Il bello è che sono già cotti, quindi è proprio un attimo. Ho l'acqua che bolle per velocizzare. Il tonno lo devo girare, adesso lo giro. Già incominciano a cavallarsi le cose. Allora, bravi, grazie. Grazie, grazie. 6 minuti a TG. No, ma oggi andiamo da Dio proprio. Allora, mettiamo acqua bollente, non tanta, perché questa zuppettina è proprio molto densa, così, ancora un pochino, dai, così, e basta. Poi al massimo l'aggiungiamo. Mazza che spesso sto tonno, speriamo che cuocia. Un po' di dado, io uso il dado di pesce, se non ce lo avete mettete il dado vegetale, basta che non sia proprio quello di carne. Un pochino, giusto per dargli sapore, un pizzico di sale grosso, viene una zuppettina, io questa la faccio quando ho delle cene un po' eleganti, faccio un figurone, si cucina anche in anticipo, un po' di rosmarino, un po' lo userò anche per decorare, e questa la lasciamo arrivare a bollore. Non avrò mai il tappo abbastanza piccolo, ma va bene lo stesso. Qui metto i 2 gamberi. 5 minuti al TG. Sì, svelta. Sì, arrivo. Io però li tengo senza testa, perché sennò non sono tanto facili da mangiare. Li butto qua, un secondo. Questo secondo me è pronto. Qui lo spengo
e il tonno, adesso aspettiamo un attimo, poi lo dobbiamo tagliare per bene. Questi un secondo li faccio cuocere, li giro, poi devo fare anche la salsa tonnata, ma ce la faremo. Proprio dovete tenerli meno di un attimo, e metterci un bel po' di paprika. Voi a casa, secondo me, siete rimasti un po' indietro, sto andando un po' troppo veloce oggi, però l'importante è che il tonno stia cuocendo, la zuppetta sia in cottura, e adesso ci occupiamo di questi gamberi che diventano proprio rossi, vedete? Spero che a questi papà piacciano i gamberi, perché oggi ci abbiamo andato dentro. Pronti? Vedete? Cottura proprio di un secondo, che diventino belli rossi. 4 minuti a TG, manca poco. Va bene, facciamo la salsa tonnata. Quindi salsa tonnata classica con la maionese, così, il tonno. Bisognerebbe assaggiarla per sentire se è giusta, ma io oggi sono un po' danneggiata, quindi non assaggio niente, cari papà. Però vado a occhio, perché la faccio sempre. Un po' di capperi, un po' di acciughe, un po' di limone, che io aggiungo sempre anche se la maionese è già fatta, e frullo. Sì, faccio anche il dolce. Sburrona, si dice a Milano. Ecco qua, anche se rimane un po' rustica, va bene. Pronti via. Mamma mia, oggi vado come un razzo. Questi sono spenti. Questo, ecco, vediamo come sta la zuppetta. Perché? 3 minuti e comincia il TG. Sì, va bene, va bene. Calmezza. Per chi si fosse messo in... adesso avesse acceso la televisione, stiamo facendo la zuppetta di fagioli cannellini, il tonno e i gamberi che metteremo sui fagioli cannellini. Incominciamo a tagliare il tonno, perché incominciamo a fare il primo impiattamento. Non sono scomparsa, perché poi la zuppetta avrà bisogno di un ulteriore passaggio. Allora, bruciamoci un po' le mani. Ah! Si fa così, si taglia una bella fetta, che qui si rompe. Da che parte la taglio per non romperlo? Qua, così. Tagliamo 2 o 3 fette, vedete com'è rimasto bello. Qui c'è un nervo, però. Vado avanti, così evito. Così. L'ho dovuto tagliare in questo senso, perché nell'altro mi si spacca tutto, mannaggia. Cucchiaio. 2 minuti al TG. Salsa tonnata. Questa ricetta della mia sorellina Cristina, che mi dà sempre delle ricettine strafurbe. Cristina è veramente tattica in queste cose. Allora, sono belle spesse, potevo farle anche un po' più. Mettetele, vedete, si riesce a vedere dall'alto, sì. Un po' una sopra l'altra, poi le arrotolate in questa maniera, in modo da formare il classico fiore, vedete? Eccolo qua. E questo c'è. Poi, non ho più spazio, la zuppetta bisogna frullarla un po'. Non ho il frullatore, però non del tutto. Innanzitutto togliamo l'aglio, perché non sia mai che frullo l'aglio, che poi il papà gli rimane tutto sullo stomaco. Vabbè, andato. Da. Solo un po'. 1 minuto al TG. Un pochino frulliamo, non troppo. Deve rimanere un po' a pezzetti. Spero di non aver frullato anche il rosmarino. No, l'ho salvato. Allora, come abbiamo fatto questa zuppetta? Abbiamo messo il soffritto, poi abbiamo messo i fagioli cannellini, un po' di acqua, un po' di dado. Non so più dove impiattare, perché ho fatto un casino. Abbiamo fatto cuocere, abbiamo ripassato i gamberi con la paprika e il burro, e il tonno lo abbiamo condito con una salsa tonnata. Allora, non partire, che devo mettere ancora i gamberi. Voglio farlo bene per il papà, questo. Guardate che bello. Ragazzi, questo proprio, cioè, voglio vedere poi quando arriva 10, adesso. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.